People. Eccoci le 6:05, buongiorno amici, comincia Non Stop News di questo sabato 15 febbraio. Senti come suona bene, 15, non è più quella rottura, lo smoronamento del 14 con tutti i bacini. Buongiorno Stefano Mannucci. Buongiorno miei ammirevoli colleghi, eccoci qua. Buongiorno Barbara Sala. E chi sei tu? Enrico Galletti. Enrico dai. Galletti, buongiorno, buongiorno in regia Roberto Bazzani e Fabio Romano. Buongiorno amici, buongiorno single. Single, è il vostro giorno, ma è sempre il nostro giorno, il vostro giorno. Su, basta, ci abbiamo archiviato San Valentino. Hai detto un po' nostro, un po' vostro. Ma poi sì, insomma cercheremo di capire freudiani. Com'è la tua situazione. Ma non siete contenti? Voglio dire che anche oggi abbiamo un argomento di cui parlare. Ieri San Valentino, non potete non saperlo perché credo che per tutto il giorno siamo andati avanti a raccontarvi quanto è bello essere innamorati. Poi ieri ci sono state le cene, le rose, anche al semaforo ti vendevano le rose a Milano, dappertutto. Oggi invece è la giornata di San Faustino, per non far sentire nessuno escluso, la giornata dei single. Oggi ragioniamo di coppie, vi chiediamo nella linea diretta di Non Stop News se è meglio secondo voi, anche alla luce delle vostre esperienze, la vita di coppia o la vita da single. Oh, Fine, poi dopo la coppia tre quarti, mezzi, sette, otto, e le combinazioni sono molte. Ma cos'è? Sette e mezzo, sta giocando a sette e mezzo. Lasciamolo giocare, dai, vi aspettiamo. 02 25 15 15, cominciamo con Gali e Salmo. Ma non è cool. Boogeyman, Gali con il sostegno di Salmo. Per raccontarci insomma il suo problema con il padre assente, ma noi invece dobbiamo ragionare sugli assenti della sera di San Valentino, che poi si riverberano con l'effetto su San Faustino. Perché? Perché, cari miei colleghi, si va a cena in due da innamorati, ma c'è sempre un terzo incomodo, un quarto incomodo, qualcuno che incombe lì, il fantasma dell'amante che sta sul telefonino, che prima o poi squillerà. E infatti stamattina i single sono molti di più di quelli di ieri. Perché molte cene si sono rovinate per trin trin lo squillettino. Stefano, si chiama combinazione su Tinder. Sì? Praticamente tu hai una lista di persone, no, su questa app, metti i cuoricini a chi ti piace e poi li ricevi dagli altri. Quando ci sono le combinazioni, cioè due cuoricini che si incrociano, lei l'ha messo a te, l'ha dato a te e tu l'hai dato a lei, il cuoricino succede che allora si apre la chat e puoi iniziare a scrivere, va bene? Così vi ho spiegato anche questa cosa. Funziona così Tinder, devo scaricare l'app. Brava, dai. Tinder è sorpresa, poi ci sarà, vabbè. 02 25 15 15. Chi abbiamo in linea? Abbiamo Gianni, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti voi. Ciao Gianni, buongiorno a te. Da dove ci chiami e come segui questa mattina RTL 102.5? Allora, mi chiamo da Catanzaro, come sempre in radio. Stiamo andando a lavorare in ospedale. Questa è la mattinata. Le mattine sono quelli degli infermieri, degli OS. Sei in auto quindi? Sì, siamo fermi in auto e niente, insomma, finalmente riusciamo a sentirci. Bene, bene, siamo molto contenti. Senti, secondo te, tornando proprio all'argomento della linea diretta, è meglio la vita di coppia oppure, insomma, stare da soli ha i suoi perché? Ma guarda, tu stai parlando con uno che ha alle spalle 10 anni di matrimonio. Scusa, Barbara ha avuto un mezzo... Ma c'è un medico in studio? No. Vabbè, è un tempo normale. Sono riuscito a, dopo un paio d'anni, insomma, cercare di rifarmi un'altra vita, un'altra famiglia, quindi stiamo bene. Credo anche che San Valentino sia 365 giorni l'anno, almeno. Credo. Quindi tu spendi tutti quei soldi per prendere le rose tutti i giorni? Ma povero te! Guarda, no, io credo che l'amore si dimostra, a parte sì, con la banale, insomma, rosa, semplice, efficace,
il giorno di San Valentino, però sai, ieri ho cucinato il pesce, ho preso il dolcino. Sì, insomma, buono. Tu parli di piccoli gesti di ogni giorno, non le rose, perché dovete sapere che io ieri per la prima volta ho scoperto, sono venuto a conoscenza del costo di una rosa dal fiorista. Ma chiedevo per un amico, ovviamente. Sì, certo, come no. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, meno male che San Valentino una volta minimo all'anno. Minimo 5 euro, minimo. Ma no, di più? 8 euro. 8 io ho trovato una rosa a 8 euro. Ma meno male che arriva una volta all'anno, 14 febbraio, che non venga in mente a nessuno di fare, insomma, la replica anche ad agosto. Per carità. Tutto a cagno. Insomma, 8 euro. 02 25 15 15. Aspettiamo i vostri pareri in linea diretta. Ora arrivano le ultime notizie. Quindi qui a Non Stop News su RTL 102.5 parliamo fatalmente di San Faustino, che di tutti i santi del calendario è quello, diciamo così, meno fortunato a dispetto del nome, no? Faustino. Perché? Perché, insomma, c'è sempre quest'aura un po' di sfigatello, perché è patrono di tutti quelli che non trovano una compagnia o che l'hanno persa nelle scorse ore perché erano malandrini e si è venuto fuori tutto. Per esempio, Enrico Galletti ha regalato una rosa per 8 euro, operazione vana, perché dopo il suo telefonino squillava e è venuto fuori il triangolo, il quadrangolo, il pentagono. Sopravvaluti un po' il pro dei Galletti, però, no, se mi posso permettere, un miracolo se ne trova una. Ma cosa dici, ma no, vabbè. Visto a Sanremo, Barbara, visto a Sanremo, c'era un codazzo che neanche Gali con il fit di Salmo. Sì, immagino, come no. Il problema è se si trovano, Stefano, come dicevi, allo stesso ristorante, quello è il vero problema. Come è accaduto ieri sera, no? Sarà capitato a qualcuno, non a me, ovviamente. A te. No, a me no. Dai, sentiamo invece che cosa è capitato a un amico in linea. Stefano, buongiorno. Non è Stefano. No. Pronto? Chi sei? Chi sei? Ci siamo dimenticati. Pronto? Il tuo nome. Pronto, ciao. Sì, pronto, buongiorno, sono ciao. Claudio. Ah, Claudio, perdonaci, scusaci, da Formia. Come ci segui? Io vi seguo tramite la radio, in FM. Ok, sei in auto quindi o sei, insomma, a casa? Sì, sto in auto e sto andando a lavorare. Perfetto. Allora, che ne pensi tu dell'amore? Ieri è stato San Valentino, oggi è San Faustino. Innanzitutto, qual è la tua festa? Quella di ieri o quella di oggi? No, veramente è quella di oggi, perché sono single, insomma, è una mia scelta e mi trovo molto bene. Come mai? Insomma, quali sono gli aspetti positivi e cosa non ti fa andare a cercare un'altra persona? No, perché mi trovo molto bene stare solo, insomma, senza responsabilità, senza la famiglia, insomma, quello che voglio fare lo faccio senza problemi, insomma, e questo, insomma, mi tiene molto felice, insomma, della vita che io conduco. E poi voglio fare un saluto. Sì, voglio salutare le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Ma sì, dai, le salutiamo anche noi. Dai, che ci offrono il caffè quando passiamo di là. Allora, senti, ma io avevo una domanda, una curiosità. Cioè, tu dici così perché l'hai provata la vita di coppia, oppure sei sempre stato single e a quel punto mi viene da dire, cioè, magari provare per credere, insomma. No, non è convinto. Claudio, dai, è andato via. Va bene, dai, saluta le ragazze del bar. Le ragazze del bar, esatto. Chissà che magari nasca qualcosa, così oggi nasce a San Faustino, così per sfatare il mito, no? E dei single nasceranno tante coppie. Va bene, dai, 02 25 15 15, vi aspettiamo in linea diretta con una domanda, insomma, abbastanza secca. Vi stiamo chiedendo se preferite la vita di coppia o la vita da single, quali sono i pro e quali sono i contro. Messaggi al 378 378 1025. C'è ad esempio Michela che dice: ho 59 anni, sono stata sposata per 37 anni e sono single da 3, molto meglio adesso, anche se ogni tanto un abbraccio non farebbe male. Sono quelli che li danno per strada, no? Gli abbracci. Sì, ma non è la stessa cosa. Si possono abbracciare anche gli alberi, cosa vuol dire? Anche non Barbara è la stessa cosa. Ha richiesta, mi abbraccia, ma vabbè. RTL Roxanne, beh, questa ragazza vuole soltanto fare festa e il povero Arizona Zervas continua a provarci, a quanto pare vanamente, però la sua canzone è diventata viralissima da qualche mese, soprattutto su TikTok. Chiedo a Enrico Galletti, esperto in tal senso, si broccola su TikTok?
Allora, sì, beh, perché bisogna essere capaci, però, perché insomma, se sei un TikToker professionista, sai fare dei video, insomma, che non facciano ridere, perché si vedono delle cose anche ridicole. Quello. Come quelle di RTL 102.5, perché noi siamo su TikTok, dovete sapere, non so se avete mai visto il nostro profilo, è bellissimo, ci sono dei video spassosissimi. Allora, se, quindi se sei bravo, puoi anche avere, guadagnare anche molti soldi, che non fa mai male, e rimorchiare ovviamente su TikTok. È fattibile. Vabbè, non hai spiegato niente. Sì, ma poi vogliamo sapere di te. No, io non mi metto a fare i TikTok, come faccio? Cioè, non so, io li guardo, sono, cioè, mi piacciono tantissimo, però bisogna essere, insomma, portati, avete presente, no? Cioè, bisogna ballare, ritmo di musica, bisogna saltare. In qualche modo, insomma, avere della creatività che il povero Galletti evidentemente non possiede. Ma torniamo alla nostra linea diretta. San Valentino versus San Faustino, che si celebra oggi. Qualcuno diceva prima via messaggio, a proposito, scrivete anche i vostri vocali, mandateli al 378-378-1025, che San Faustino partì anni fa come il santo protettore dei cornuti. No, sì, hai detto cornuti? Dei cornuti, ragazzi, dei cornuti, dei becchi, come dicono in Toscana. Che salutiamo, sempre. E stiamo anche attenti, perché magari a nostra volta veniamo anche salutati e non lo sappiamo. Detto questo, poi nel tempo è diventato appunto l'antitesi del San Valentino, no? Per bilanciare quelli che non hanno una metà con cui condividere un giorno di d'amore, di festa. Vabbè, su, dai. Mariangela, buongiorno. Mariangela, ciao, ci senti? Buongiorno a voi, ragazzi, come state? Bene, Mariangela, tu come stai? Sì, vi sento bene, mi sentite? Sì, noi ti sentiamo, forte e chiaro, come stai? C'è un po' di ritardo. Devi abbassare la radio o la radiovisione, Mariangela, sentirai tutto dal telefono, però almeno riusciamo a parlarci. Sarà bellissimo. Sarà normale, più che altro. Ok. Brava. Mariangela, adesso noi ti sentiamo, tu ci senti? Non ci sente. Mariangela, tentiamo di ripescarti. Parla tu, perché io ho letto il tuo messaggio. Non facciamo le domande. Ho letto il tuo messaggio. Tu hai provato tutte le condizioni possibili. Fidanzata, sposata, divorziata, convivente, ex convivente, vedova. Ora serenamente single. Dici cos'è meglio. Allora, intanto vorrei precisare che la festa dei cornuti è l'11 novembre. Ecco. 11-11, è vero. Sì, anche quella. Alle 11:11 del mattino, precise. Oh, poi sì, io ho provato tutto praticamente. Ora, ecco, ora ho la mia vecchiaia, diciamo, vabbè, ho 63 anni e ho i miei cagnolini, i miei figli sono fuori tranquillamente. Praticamente io, ecco, ho provato tutto, perché ho avuto un fidanzato, poi sposata e poi, ecco, ci siamo separati per motivi gravi. E poi il divorzio, e poi ho trovato un compagno, poi è diventato ex compagno, e poi purtroppo è morto anche il mio ex marito. Quindi ora praticamente basta. Le hai provate tutte comunque, Mariangela? Sei... No, amante no, però non ci ho detto amante. È vero, ne manca quello una. Non lo dice. Non lo posso dire, no comment. Non lo può dire, insomma, non sta molto bene adesso andare a rivangare sulle cose del passato. Ma sicuramente c'è stato anche lui. Ma cosa dite? Grazie Mariangela per averci chiamato. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ciao. Grazie mille, fate come lei, anche se siete meno vissute come persone, chiamateci lo stesso. 02 25 15 15. Adesso, senza invadere troppo la privacy del nostro amico Rafael Gualazzi, insomma, quando le relazioni finiscono, quelle importanti, o si scrivono canzoni lagnose o si scrivono cose piene di ritmo pirotecnico, perché ci si tira su e perché poi luogo comune vuole, no, che vai a divertirti a bailar come un loco da qualche parte e qualcosa rimedi. Cari miei colleghi, sentiamo che cosa ne pensa Antonella. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi senti? Animo, ritmo, Antonella, sì. Come stai? Ferma col telefono, Antonella, però. Antonella, così, perfetta, ferma. Stop. Ok, mi perfetto. Senti, ciao Antonella, da dove ci chiami e come segui RTL 102.5? Tramite radio e chiamo da Milano. Ok, ok. Allora, sei single, sei accompagnata, partiamo da qua. No, sono single adesso. Ok, sei single, quindi la tua festa è oggi. Che ne pensi, insomma, del tuo essere single? Ti trovi bene? Sei alla ricerca di qualcuno? Dici da soli è meglio? Che fai? Come la pensi?
Ma diciamo che sì, il mio lato mi trovo bene. Sì. Non sei molto convinta, così, però, eh. No, non. Sì, Antonella, beh, allora, però, perdonaci, questo essere single è una situazione che c'è sempre stata oppure è successa magari negli ultimi tempi? No, ecco, no, ero sposata e adesso separata, ecco. Okay. Ma Marco se n'è andato e non ritorna più, insomma, un po' esatto. in sintesi. Quale delle due situazioni era meglio? Al netto magari della delusione, dell'arrabbiatura, della scottatura proprio quando poi la frattura di coppia avviene. Però adesso magari a mente un pochino più fredda. Quale... Ma ha messo giù, tu l'hai detto che Marco se n'è andato e non ritorna più. Pistolotto. E lei invece ha fatto il pippone. Lei ci sperava. Lei ci sperava in Marco che tornasse. E vabbè, dai. Via una sotto l'altro. C'è Daniele. Ciao, benvenuto. Sì, buongiorno RTL. Sono da Marotta Emilia Romagna. Ciao. Sono felicemente single dopo aver passato tante russe, tante moldave, italiane. Passato così, insomma, da una sera all'altra. In dici? Che senso passato? Sì, da un paese all'altro. Ah. Perché qui ti si diverte con le badanti. Ha scelto il suo target, il nostro ascoltatore. Della badante. Senti, adesso com'è la tua situazione? Sei libero? Ma sei sono single? Felicemente single, sono single. Ok, non le fai più quelle cose lì, diciamo. Senza figli. No, ho 50 anni. Sì, sì, no, l'abbiamo capito. No, allora, 50 anni, sì, sì. No, ma quello che non abbiamo capito, no, che questo è il giro delle badanti. Ma le badanti sono per te o sono altrui badanti e tu le conosci? Sono altrui. Sono badanti altrui. Il giovedì. Come il fai? Giovedì. E perché giovedì? Proprio il giovedì? Il mercato. Perché il giovedì c'hanno libero, il giovedì e domenica. No, ragazzi, però qua mi si è aperto un mondo. Il mondo delle badanti. Il mondo delle badanti, no? Ti stai portando avanti, vuoi sapere cose? No, voglio sapere come funziona, perché anche questa è una metodologia molto precisa, chirurgica, di rimorchio, perché il nostro amico si è concentrato su un target, quello delle badanti. E tu dove le vai a pescare? Il giovedì e la domenica che hanno un giorno libero, ma dove? Ma vado ai giardinetti con il cane, ho un bel cane grande, e loro sono lì. E loro sono lì, il cane collabora. Collabora. Sì, esatto, addestrato. Il cane collabora. È addestrato per le, non solo per le russe, ma soprattutto anche le russe, ucraine un po' meno, ma russe originali. Senti, ma tu cosa dici per fare colpo? Al di là del cane che insomma fa la sua parte, ma poi bisogna essere loro capaci. Loro vedono il cane grosso, vedono il cane grosso, sono affascinate dal cane, il cane mi capisce, le blocca, si stende sui piedi. Fa tutto lui, insomma. Fa tutto lui. È uno stalker, però, questo cane. Abbiate stato addestrato per. Ma no, perché le blocca. No. Ma poi tu a quel punto, quando inizi a uscire con la russa, la Moldava, l'Ucraina, dove la porti? Ma la porto a far giro in macchina. In macchina, non al ristorante, così non è più. Ma sì, è certo, il ristorante, la parrucchiera. Col cane sempre. Perché se non c'è il cane non escono. Zitto un attimo, ristorante, parrucchiera, vengo anch'io. Ristorante, parrucchiera, poi. Ristorante, parrucchiera, pesce, prima secca. Tutte queste cose qua. Prima secca. Ristorante di pesce, famoso qua, Marotta. Ma paghi tu, vero? Sì. No, io sono lo chef. Ma lui è lo chef. Attenzione che qui insomma il mistero si infittisce. Mamma grazie, ciao. Le 6:45, ancora buon sabato 15 febbraio a tutti i Very Normal People, ascolto di RTL 102.5 e di Non Stop News condotto da Barbara Sala, Enrico Galletti e Stefano Mannucci. Beh ragazzi, io sono ancora un po' incuriosito, turbato, spiazzato dal nostro amico di prima, il re delle badanti che le rimorchia con la complicità del cane che fa sempre il suo ruolo, la sua figura. Poi le porta in macchina, poi vanno dal parrucchiere e poi le porta nel suo ristorante o comunque dove fa lo chef. Quindi massima ottimizzazione dello sforzo. Certo. È risultato, credo, temo. Sì, il problema è se dimentica a casa il cane. Sembra di capire che se dimentichi a casa il cane vada tutto a rotoli. Vabbè, insomma, è così, magari è così, ci richiamerà un giorno per spiegarci meglio le sue teorie. Io invece lo proporrei come ospite fisso perché sono arrivati tanti messaggi per lui. C'è chi lo chiama già il cacciatore di badanti e potrebbe anche essere la trama di un romanzo giallo. Cacciatori di badanti. Nel senso buono, perché così, detto così. Però sembra... io vedevo anche così un filo di inquietudine.
proprio tu, un filo noir anche in questa storia. No, allora non vogliamo saperne. 02 25 15 15 c'è Paolo, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno Barbara, buongiorno ragazzi. Ciao Paolo, buongiorno. Compagnia. Da dove ci chiami e come segui RTL 102.5? Allora, in questo momento vi sto seguendo dall'autoradio perché sto tornando da lavoro e sono della provincia di Bergamo. Ok, ok. Se l'ascoltatore di prima era il cacciatore di badanti, tu sei il cacciatore di che? Io ho festeggiato ieri perché io sono felicemente sposato da 28 anni. Scusaci, Barbara, che ha dei sussulti. 28 anni. Vabbè, gente felice anche. E guarda, ci siamo conosciuti in terza media, quindi con la prima, tu dici 28 anni sommando tutte le esperienze. 28 anni solo di matrimonio. Ah, 28 anni di una proprio. Sì, solo di matrimonio. E poi mi mandi la ricetta, ok? Vale. Siete perfidi, siete tanto voi due lì. No, prego Paolo, continua. Scusaci, pure. Hai festeggiato ieri, quindi per te tra le due condizioni, ci sembra di capire, tra Valentino e Faustino, tu stai con Valentino. Ah, io guarda, io non riuscirei a immaginarmi nemmeno senza mia moglie, quindi assolutamente in coppia. Che meraviglia. L'hai fatto... quando c'è la possibilità di occuparsi di qualcuno e di essere al centro dell'attenzione di qualcuno è il massimo del massimo. Hai ragione Paolo, l'hai fatto dei regali ieri, com'è andata? Beh, ieri ci siamo fatti dei regali, come al solito, non fiori perché mia moglie non gli piacciono i fiori, okay. Fortunatamente, sentito il prezzo delle rose che avete detto prima. Diciamo no, ma quello hanno fregato Enrico, figurati, non ti preoccupare, 8 euro solo per lui. Ho scelto il posto sbagliato, ma cosa vi siete regalati? Dai, siamo curiosi. Ma guarda, io gli ho regalato un orologio e un voucher per una giornata alla spa, in coppia, un massaggio di coppia. Lei mi ha regalato anche delle voucher, cose. No, mi ha regalato un borsello, mi ha regalato una cosa per il mio hobby, diciamo, ecco. Vabbè, insomma, cose utili che avresti potuto apprezzare. Sì, sì, sì. Barbara Buona che è già impegnato ed è anche felice. No, quindi, ma chi insomma... lo vuole? Ma questo 28 anni di matrimonio. Ma chi è questo? È troppo usato. Sarebbe troppo impegnativo. Ma, no, ma va bene l'usato garantito. Il chilometrato. Esatto, punto alla chilometro anni. Zero. Ho solo 52 anni, non sono da rottamare. Barbara, come ti permetti? Ma non ho mica detto che è da rottamare. Ho detto che punto a un chilometro in zero. Senti Paolo, avete dei figli? Sì, abbiamo una figlia di 27 anni. E allora? La figlia si fa già più interessante. Smetti la Galletti! È fidanzata, sappiamo di più com'è. Non sarebbe male come puntata. Esatto, no, dai, insomma, mettici in contatto, io sono sempre qui e sempre disponibile. Vabbè, tanto a quest'ora che vuoi che mi ascolti, ieri abbiamo fatto festa, mica mi ascoltano, cioè siamo andati a letto tardi, non credo alle 6 siano ad ascoltare la radio, credo di poter andare sul sicuro. Grazie Paolo, no. Scusaci grazie per le voi, battute. Grazie insomma. Della compagnia. Grazie. Grazie a te per essere stato al gioco. Ma la vergogna assoluta, no, che deve piombare sulla testa di Enrico Galletti. No, io attendo il follow su Instagram. Paolo, se sei ancora in linea, mi raccomando, io facevo sul serio, prendimi sul serio, figlia. Perché si scherza, eccetera. Ma io il follow su Instagram lo voglio. E poi, ma è insomma, più grande chissà, di te. Se ne frega. Ma come chi se ne frega? Ma poi ieri sera 8 euro a chi l'hai data sta rosa? Ieri sera la rosa l'ho preparata per la figlia di Paolo, non posso mica dire che l'ho data un'altra, okay. Sennò questa non mi aggiungerà mai. Sai dai. Cosa succede poi dopo in questi casi? Che succede? Tu senti adesso bene la canzone di Claudio, no? Baglioni, è quel nuovo single perché lei se n'è andata, amore bello. E nella prima parte della sua carriera Claudio Baglioni concepiva gli album come delle stagioni di una lunga serie sentimentale. Questo era il sequel del Piccolo Grande Amore, L'amore è bello, Gira che ti rigira era l'album 73, e lui in questo disco praticamente prendeva la sua macchina, la sua mitica Camilla, e se ne andava a curare le proprie ferite sentimentali, salvo poi dare fuoco alla povera due cavalli, alla povera Camilla, soltanto ovviamente nella finzione discografica. Ecco qui, caro Galletti, hai imparato tutto in 3 minuti. Ho imparato tutto, la mia lezione quotidiana, peccato che sia più di una, insomma già alla seconda inizio a fare confusione fra i vari dischi. Vabbè, 02 25 15 15, gli ultimi minuti insieme a voi, 378 378 1025 per i messaggi anche vocali che abbiamo in linea. Pino, buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao. Grazie per essere sempre compagni di viaggio. Oh, grazie allora, a te. Pino, fermo, di dove sei e come ci segui? Allora, io dormo a Latina ma lavoro a Roma, in pratica vivo a Roma tutta la giornata. Ok. Infatti sono in trasferimento verso Roma. Allora, volevo dire... Ci segui dall'autoradio, quindi? Prego, scusa? Ci segui dall'autoradio, dico. Sì, sì, okay. Sono in auto. Non avere fretta, Pino, abbiamo tutto il tempo del mondo con te. Perfetto. Allora, volevo salutare l'amico di prima che ha 28 anni, che è sposato, sono felicissimo per lui. Ok. Volevo darvi una notizia, io sono a 30, eh. Ah. C'è un medico. Però qui studio. Volete proprio far star male Barbara, cioè voi le volete male. 30 perché anni. Chi offre di più? 30 è circa un paio di fidanzamento. Senti, come stanno andando questi 30 anni? Regge la coppia? Tutto bene? Ripensamenti? Regge, due figli, la più grande si sposa il 1° aprile. E ieri ci siamo scambiati gli auguri, io gli ho regalato un percorso in una spa. Uh-huh. E gli ho regalato tanti cuoricini di cioccolato, non dico la marca perché è chiaro che ho capito già qual è, e io ho ricevuto l'oggetto del desiderio di tutti i maschietti che spaccano 3 cellulari in un mese, un nuovo cellulare. Però temevo il borsello, invece è andata bene. No, dai. Io ho temuto molto molto peggio l'oggetto dei desideri di tutti gli uomini, no. Ho detto, temuto veramente malissimo. Vedi Pino, Barbara è così, cioè, e non ce la faccio proprio, ragazzi, è più forte di me. È così, è così. Senti, Barbara, però bisogna cercare il mare giusto e pescare nel mare giusto. Ah, ecco, il mare giusto. Il problema è la rete. Il problema è la rete. Mia moglie l'ho conosciuta in vacanza su un'isola stupenda del Mediterraneo, a Ponza. Ah. Quindi lì ho pescato. A Ponza si pesca. E ti ho detto, il problema è la rete, perché io devo avere le maglie molto larghe, capisci? Il tramaccio si chiama. Senti, ma amico nostro, 30 anni fa, la prima frase che ha detto a tua moglie quando l'hai avvicinata? Fai la badante? Ti piace il cane? Scherziamo, era la telefonata di che prima. Che l'hai detto? Sì, l'ho sentita. E beh, lì c'è comunque davvero da metterci su qualcosa di nuovo. Sì, capito? Ma noi vogliamo sapere la tua frase. Che l'hai detto per conquistare? O che hai fatto? Ecco. No, io non gli ho detto proprio nulla. Ci siamo guardati negli occhi. Gli ho detto, ma che famo? Ho lasciato che il silenzio parlasse per noi. Va bene, Pino. Grazie per averci chiamato. Buona giornata. Divertitevi, ok? Prego. Divertitevi, ciao. Ancora per 30 anni, Nico. Grazie, ciao. Le vibrazioni dov'è su RTL 102.5 ad aprire la seconda ora di Non Stop News. Buona giornata da Barbara Sala, Stefano Mannucci a Roma, Enrico Galletti a Milano. Siamo pronti per collegarci con Davide Giacalone per la rassegna stampa. Davide, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buon sabato. Che apre così con la battaglia sui transfughi del governo. Il premier non voglio il Conte Ter, grandi manovre per arruolare renziani e responsabili. Ma si parla nella prima pagina del Messaggero, non solo, anche dell'Avvenire, della cura per il Mezzogiorno. Avanza il piano sud con due rischi: il libro dei sogni e l'effetto autonomia. C'è una pioggia di miliardi in 10 anni per il Mezzogiorno. L'Avvenire lo definisce il piano inclinato con tutti i suoi rischi. Davide. Sono o sarebbero 123 miliardi, non pochi, da spendere in 10 anni per il Mezzogiorno. Questo piano è presente su tutti i giornali essenzialmente perché hanno sbagliato fotografia, nel senso che dovendo fare un piano per il Mezzogiorno e illustrarlo ci hanno messo la foto di un pezzo di mare nel Friuli Venezia Giulia. Ma vabbè, ma questo non è così rilevante, in fondo diciamo il mare non è solo il sud e il sud non è solamente mare. Il punto è che sono due cose. Il primo è che questi non sono altri, questi 123 miliardi non sono altro che una rimodulazione dei fondi europei. Noi abbiamo purtroppo una pessima abitudine sui fondi europei, e cioè che li spostiamo sempre verso la fine, si cerca disperatamente di spenderli. Abbiamo dei problemi nel collegamento con Davide Giacalone. Davide, ti interrompiamo un attimo, cerchiamo di ripristinare il collegamento, riproviamo, ci senti? Aspetta, allora. Dai, intanto diamo un'occhiata ai giornali. Sì. Dai, dalla prima della Repubblica, Renzi frena, Conte no, il premier non si fida più di Italia Viva e pensa a un piano B con l'appoggio dei dissidenti renziani. Il punto della politica. Davide, rieccoti, ti abbiamo recuperato. Sì.
Sì, sì, no, dicevo appunto, questi 123 miliardi sono una rimodulazione di fondi europei, ma soprattutto se fai un piano decennale, nel corso di 10 anni ci sono, a norma della Costituzione, 2 legislature, questo salvo elezioni anticipate che possono sempre arrivare, ma sono almeno 2 legislature. Quindi hai bisogno di un piano di consenso, di un coinvolgimento nella scelta delle opere e dei settori di investimento che puoi in qualche modo sperare che sopravvivono al governo. È questo di quello di cui si sta parlando sui giornali? È questo lo spirito del piano decennale 2030 presentato ieri dal governo? Ma sembrerebbe più che altro una cosa per campare 2 settimane. Questa è la differenza. Una cosa così importante richiederebbe una discussione con le forze politiche, con il coinvolgimento delle forze sociali, un dibattito parlamentare. Chiamare chi è all'opposizione oggi a dimmi cosa cambieresti, in modo tale che quando, se domani sarai al governo, sapremo più o meno cosa intendi fare. Così, diciamo così, non a caso oggi i giornali ne parlano tutti per la fotografia sbagliata. La prima pagina del Corriere della Sera: il governo, segnali di tregua, il premier dice non ho problemi con Renzi e non penso a un Conte ter. E poi il virus avanza, primo caso anche in Africa, l'emergenza, oggi il rientro di Nicolò, intanto i morti per coronavirus sono arrivati a 1400, i contagiati sfiorano i 65.000 casi. A fondo pagina: Air Italy a rischio in 1500, la compagnia in liquidazione, già pronto il licenziamento collettivo, come dicevamo, dei 1500 dipendenti. I liquidatori nella giornata di ieri hanno detto valuteremo cessioni di rami d'azienda. Ripartiremo qui nella nostra rassegna stampa subito dopo tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul traffico. L'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio. Buon viaggio anche da parte nostra, nessun'altra segnalazione da aggiungere, sono le 7.13, buon sabato, è il 15 di febbraio, questa RTL 102.5 Non Stop News con Stefano Vannucci, Enrico Galletti e Barbara Sala. Riprendiamo con Davide Giacalone la rassegna stampa, avevamo lasciato in sospeso un titolo dalla prima del Corriere della Sera. Sì, era relativamente appunto alla vicenda di Air Italy. Si approssima al licenziamento di 1450 persone. Ovviamente quando si danno le notizie così è certo che non è una notizia negativa, però quando una società perde soldi e a forza di perdere soldi intacca il capitale, quella società deve chiudere, deve andare in liquidazione. Ora ci sono 2 modi per andare in liquidazione, c'è il modo, diciamo così, più corretto, che è quello che si sta seguendo, che ha seguito Air Italy, e cioè andarci in bonis pagando i debiti con i capitali della società. O se no c'è l'altra possibilità, andarci in bancarotta, quindi non avere più i soldi per pagare niente a nessuno, e magari, siccome c'è un problema di trasporto aereo eccetera, chiedere ai contribuenti, cioè alla spesa pubblica italiana, di sopperire all'incapacità dell'imprenditore privato. Io non, mi sfugge perché in Italia si preferisca la seconda cosa. La seconda cosa non è solamente una brutta notizia, è una brutta notizia più la patologia del fatto che ci devo rimettere i soldi. La liquidazione è di suo solo una brutta notizia, poi una brutta notizia fino a un certo punto, nel senso che se le cose si vengono liquidate in bonis, appunto come dicono i commissari liquidatori, se qualcuno vuole comprare rami d'azienda, il marchio, gli slot aerei, quindi diciamo così gli spazi per quel genere di traffico, gli aerei, il personale, i piloti, quello che serve, quello che si ritengono di poter comprare, loro sono pronti a vendere, è il loro mestiere, non sono mica gli amministratori della società, loro amministrano una liquidazione. Niente, dal governo il ministro De Michei dice questa decisione è da cambiare, ma perché se uno perde soldi e prima di andare in bancarotta intende chiudere, io credo che un paese normale bisognerebbe ringraziarlo, ma sembra invece che uno si stia commettendo un crimine contro l'umanità. Davide, andiamo di nuovo sul Corriere della Sera. In una pagina interna si parla brevemente ma significativamente del boss Giuseppe Graviano, che ha rivelato durante una udienza del processo di aver concepito il figlio praticamente in regime di carcere duro, approfittando di un momento di distrazione degli agenti. Cosa ci racconta questa storia? Ci racconta che i conti non tornano. Graviano, i fratelli Graviano sono in galera da 26 anni, hanno ritenuto fin qui di tacere, adesso hanno questo boss, che è uno dei peggiori elementi della mafia
criminale della mafia che spara, decide di parlare e comincia a dire delle cose. Sulle cose che ha detto, tanto per non girarci attorno, ha ricoinvolto Berlusconi, Silvio Berlusconi, la questione di mafia, di accordi, di investimento di soldi sporchi. Su quelle cose bisogna indagare. Ma indagare significa indagare, non credere alla parola del pentito. Allora, se il regime di 41 bis è un regime che porta... crea dei problemi di coscienza. A me, per esempio, crea dei problemi di coscienza. Quale che sia il reato che tu hai commesso, l'idea che tu debba stare in carcere per anni, se non per sempre, senza poter mai toccare neanche i tuoi figli, toccare i figli, perché c'è un vetro in mezzo, quindi in regime di totale isolamento. Certo, c'è il problema dei mafiosi, i pizzini, il fatto che continuano, però un problema di umanità lo crea questa questione. Ora, dal non toccare i figli a mettere incinta la moglie, non è che dice si sono distratte le guardie. Che razza di regime carcerario sta vivendo il signor Graviano in carcere? Come è stato possibile questo? In una intercettazione ambientale fatta nella sua cella, col suo compagno di cella, si vantava che la moglie aveva passato diverse notti, anche perché se non è che era un colpo solo, in cella con lui. Questo chi lo ha deciso? Quando è stato stabilito? Come è stato possibile? Quindi le dichiarazioni di Graviano richiedono di essere indagate, ma indagare su tutto quello che riguarda Graviano. La prima pagina di Libero: Conte, non temo che il governo cada, noi temiamo che stia in piedi. Renzi prova a far fuori il premier, ma Casalino rivela ci sarà un Giuseppe Terra. Nessuno vuole andare a casa. E poi due quadretti in parallelo: Zingaretti è stanco della maggioranza e adesso le sardine si sbranano tra di loro. La politica è in apertura sul Fatto Quotidiano, poltrona viva, una foto di Renzi legato ad una poltrona, in fondo troviamo questa notizia, magari poi la approfondiamo. Tecno, religione, le suore di clausura predicano il Vangelo usando WhatsApp. La rassegna stampa torna tra poco su RTL 102.5. RTL 102.5, in diretta 24 ore su 24, in radiovisione. Il disco di Elodie dall'ultimo festival di Sanremo, sentito l'Andromeda, RTL 102.5 Non Stop News, ultima parte della nostra rassegna stampa. Pagine interne del giornale: scandalo a Parigi, la trappola con un video hot lascia Griveaux, il fedelissimo di Macron. La notizia è anche in prima pagina su Libero, a fondo pagina, il titolo è questo: video hot del candidato sindaco, a Parigi ormai è vietato masturbarsi. Davide. Beh, sono, diciamo, questa invio di foto significative, come si diceva una volta, in questo caso di autoscatti. Io penso che ciascuno nel privato faccia quello che gli pare, naturalmente senza nuocere a nessun altro, e invitare le foto non è nocivo. Però forse a un certo punto si imparerà, no? Che il diffondere immagini, diffondere cose comunque riservate, utilizzando questi strumenti che noi anche in questo momento sto usando per parlare con voi, e non è un'idea geniale, perché non c'è niente di riservato, non c'è assolutamente nulla che voi possiate mettere sui social o mandare attraverso dei telefoni cellulari che rimarrà solo ed esclusivamente nella vostra disponibilità, punto. Detto questo, sì, si è ritirato dalla gara per sindaco. Va anche ricordato che al momento nei sondaggi era terzo, diciamo, in quella gara, quindi ho l'impressione che oltre a problemi dell'autoscatto ci avesse anche qualche problema di consenso dalle parti di Parigi. Davide, tutti i quotidiani fatalmente si impegnano a decifrare la situazione del governo dopo le mosse di Renzi, ma c'è anche il giallo dell'audio diffuso da un sito del portavoce del premier Casalino, che dice di Conte: tranquilli, ci sarà un terzo mandato. Allora che cosa succede? Diciamo che una maggioranza nuova per il terzo mandato del governo Conte, del professor Conte, non c'è, nel senso che abbiamo esaurito le possibilità, o meglio, ci sarebbe, diciamo, l'ipotesi di fare un governo Conte con Forza Italia e il PD e la Lega, tirando fuori, diciamo, contro il Movimento 5 Stelle. Tutto è possibile, perché quando ormai, diciamo così, non c'è limite alla coerenza. Io vorrei però significare agli animatori di questo così interessante dibattito che l'Italia questa settimana ha superato, ha sfondato il muro dei 2.400 miliardi di debito pubblico, che sarebbe un tema di cui occuparsi, naturalmente accanto ad altre cose, diciamo così, molto rilevanti, come per esempio se si è buoneducati, maleducati,
su se le ministre di Italia Viva parteciperanno o meno al Consiglio dei Ministri, ci sarebbe il dettaglio: 2.400 miliardi sono stati sfondati, adesso ne abbiamo un po' di più, di debito pubblico. Potrebbe essere un tema interessante di discussione politica, potrebbe essere un tema sul quale dividersi, stabilendo se lo si vuole aumentare, se lo si vuole far decrescere, quali sono i sistemi che si vogliono utilizzare. Perché la lotta politica, il dibattito politico, tutto della serie noi andiamo avanti, tu che fai, è un ultimatum, temo che, diciamo, abbia perso anche quel poco di appeal che aveva sull'opinione pubblica. L'impressione è che sia esclusivamente a consumo di quelli che lo producono. Davide Giacalone, grazie. La rassegna stampa tornerà con te domani mattina alle 7:05. Buona giornata. Grazie a voi e buona radio a tutti. La canzone dell'amore perduto, un classico di Fabrizio De André, uno di quelli che fa tremare i polsi a chiunque provi a reinterpretarla, a ricantarla, soprattutto per lo spirito che era un po' brusco, ma anche segretamente molto sentimentale, molto scoperto di Faber. Questo era Enrico Ruggeri, il suo nuovo singolo. Qualche titolo sportivo, sì? Cominciando dalla Gazzetta dello Sport. City, sei fuori, Pep, Guardiola, che fai? La clamorosa stangata dell'UEFA e poi la nuova Mercedes già da paura, come ruggisce Hamilton? Dal Corriere dello Sport, Ronaldo e basta, questo è il titolo di apertura. Sarri e la Juve sempre più ai piedi di Cristiano, ma se non segna lui, puntini di sospensione. E a fondo pagina anche qui la stangata UEFA al City. Adesso l'oroscopo. E dunque grazie a Adele Procasca e Fabiana Viola per quel che ci dicono e ci raccontano le stelle. Alle 7:37 di sabato 15 febbraio 2020, questa è Non Stop News su RTL 102.5 con Barbara Sala, Enrico Galletti e Stefano Mannucci, e dovremmo avere in linea Donatella Bianchi, presidente del WWF. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sì, stavamo parlando di questa giornata mondiale delle balene che scatterà domani e ci spieghi un po', ci aiuti a capire il senso, no, di questa giornata. C'è da un lato la celebrazione, no, di questa specie molto importante e anche un po' di sensibilizzazione, direi, o no? Sì, assolutamente sì, è paradossale intanto pensare che ancora nel mondo le balene vengano cacciate. Questo accade in paesi come la Norvegia, l'Islanda, il Giappone, ma se veniamo al Mediterraneo anche qui non stanno meglio. Pensiamo che la conservazione di questi giganti del mare dipende da una serie di fattori: la nostra capacità per esempio di condizionare e mitigare gli impatti del traffico marittimo e di ridurre anche quello che è l'inquinamento acustico che le danneggia pesantemente. Basti pensare alla distanza a cui riescono, con la quale riescono a comunicare le balene, non solo in Mediterraneo, ovviamente in tutti i mari del mondo, e quindi l'uso dei sonar piuttosto che il rumore, appunto, e le emissioni rumorose del traffico marittimo. Se pensiamo che è in crescita nel Mediterraneo del 3-4% all'anno ed è quasi raddoppiato rispetto al 2002, che è stato l'anno di istituzione del santuario dei cetacei, del santuario Pelagos, che dovrebbe essere la casa delle balene, dei delfini, dei capodogli, ma insomma capiamo che c'è qualcosa che evidentemente non funziona. Per questo WWF è avviato e domani presenterà questa collaborazione con la Fondazione Cima, perché entrambi siamo impegnati da anni nella difesa della biodiversità e di questi straordinari giganti del mare. Un protocollo, certo, che sosterrà programmi di ricerca nel Mediterraneo, ma soprattutto di promozione di attività sostenibili. Il whale watching, per esempio, che è un'attività molto importante sviluppatasi in Liguria negli ultimi anni, ma che ormai in tutta Italia viene praticata da oltre 40 operatori, per cui è chiaro che sta diventando anche un fattore economico di grande importanza. Pensiamo che le balene non sono soltanto in Liguria, ma vengono avvistate regolarmente attorno alle Pelagie, per esempio durante i mesi invernali, per cui è chiaro che questa può essere un'attività molto interessante anche dal punto di vista economico. E come potete immaginare, incrociare un capodoglio o una balena in mezzo al mare è veramente uno spettacolo straordinario. Però è necessario regolamentare queste attività, per cui servono protocolli, servono certificazioni, proprio per cercare di organizzare anche questo nuovo tipo di economia. Certo, assolutamente, è importantissima. La giornata mondiale delle balene sarà domani. Noi la ringraziamo, Donatella Bianchi, presidente del WWF, per essere stata con noi e averci spiegato un po', insomma, di cosa si tratta e perché è importante ricordarsene domani. Grazie, buona giornata. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, viva le balene. Evviva, evviva, evviva le balene, ma evviva anche i bambini. Cara Barbara, sui giornali, sì?
di queste ore, no? Abbiamo visto che i voti saranno sostituiti in pagella dalle emoticon, le faccettine. Succede così, è la proposta. Va detto che è tempo di pagella, anche a casa mia ieri sera tempo di pagella. Data bene la pagella? Sì, abbastanza. Lui era un po' deluso perché ha visto le ultime verifiche dove prendeva 10 e quindi si aspettava tutti i 10 in pagella. No, ma nel primo quadrimestre non li davano. A me quando io non danno, massimo 9. Vai a spiegare ai bambini che non funziona così, che c'è un sistema di valutazione diverso così. Quindi, al netto di questo, e poi ci torniamo magari sulle pagelle e facciamo un confronto, l'iniziativa di una scuola di Modena intitolata Gianni Rodari, tra l'altro in questo 2020 ricorre un appuntamento, un anniversario importante che riguarda questo straordinario scrittore per bambini e ragazzi, questa scuola ha deciso di adottare i voti con le emoticon. Che figata, cioè praticamente ci sono delle griglie, la sto vedendo adesso, sì? Con degli indicatori, so scrivere le frasi: faccina che sorride, faccina con la bocca, sì, piatta, faccina invece un triste, disastro. So leggere le parole, so qual è la destra, inteso ovviamente, sì, la mano destra e la mano sinistra. So i giorni della settimana, mi piace scrivere, mi piace leggere. Sul mi piace leggere non so che voti. Diciamo scusa, che è molto più articolata così. Non c'è la faccettina quella con la linguaccia, spero, perché sennò diventa complicato. Però per l'educazione c'è dei bambini. Quella faccia con la bocca è dritta, che a me inquieta sempre, perché non vuol dire né carne né pesce. Quindi mette un po' in crisi, no, le famiglie. Dici? Significa sì, va bene, ma c'è ancora da lavorare. RTL 102.5 in diretta 24 ore su 24 in radiovisione. Le 7.51, ancora buon sabato a tutti i Very Normal People all'ascolto di RTL 102.5 di Non Stop News, condotto da Barbara Sala, Enrico Galletti, Stefano Mannucci. È il momento di parlare di un libro che sin dal titolo ci racconta di un argomento piuttosto delicato, direi. Si tratta di Margini d'errore, perché i medici sbagliano, edito da Mondadori, e l'autore ne è Daniele Cohen. Buongiorno Cohen. Sono lei, buongiorno agli ascoltatori. Dottore, per essere molto concreti partirei proprio da alcuni dati. Su 8 milioni di persone ricoverate ogni anno in Italia, 320.000 subiscono danni e 30.000 muoiono a causa di errori nelle cure o di servizi dell'assistenza. 8 medici su 10 hanno subito almeno una denuncia, detto che ovviamente molte di queste denunce poi probabilmente si rivelano infondate. Perché i medici sbagliano? Lo chiediamo a lei, che ne ha scritto un libro. Sì, innanzitutto mi lasci dire che queste cifre sono delle cifre che, enunciate così, ovviamente spaventano e devono preoccupare, sono in linea con quello che capita in tutto il mondo, quindi negli Stati Uniti è la stessa cosa, in giro per l'Europa più o meno è la stessa cosa, quindi è senz'altro un fenomeno molto importante. E è di questo fenomeno che io cerco un po' di dare ragione, uscendo da quella che può essere una reazione immediata. Si sbaglia perché i medici sono ignoranti, si sbaglia perché i medici sono disattenti, che è una possibilità che spesso purtroppo accade, ma l'errore è un fenomeno molto più complesso. Quindi nel mio libro io parto da delle storie, in realtà, che ho accumulato nel corso della mia vita professionale, che raccontano modi diversi di sbagliare, dove spesso la comunicazione tra professionisti, la comunicazione tra medico e paziente sono centrali. Ci sono ovviamente poi tante altre ragioni, si sbaglia perché alcune cose non si conoscono bene a sufficienza, perché ci si basa troppo sui risultati degli esami a onta di quella che è invece la clinica e quello che i nostri occhi ci fanno vedere. E anche perché, dottor Cohen, mi perdoni se le interrompo, prego. La medicina non è una scienza esatta, può capitare di andare da più professionisti e ricevere risposte diverse allo stesso dolore, allo stesso male lamentato dal paziente. Sì, quello che hai detto, la medicina non è una scienza esatta, è più o meno il titolo del libro che sto provando a scrivere adesso. Dottore, una royalty, vorrei una percentuale, come dire. Qui va citata Barbara Sala, dottore, mi permetta. Però è una evoluzione di quello che ho appunto scritto. Dobbiamo tutti capire che la medicina, chiamiamola scienza, ma è una scienza fortemente probabilistica, quindi sia nel fare una diagnosi,
che nello scegliere una terapia, a parte alcune situazioni molto semplici in cui tutto è estremamente chiaro, come dire, il medico si avvicina a una soglia, certo, oltre la quale ritiene sufficientemente chiara la situazione da prendere delle iniziative e al di là della quale ritiene di poter escludere. Assolutamente. Ma è fortemente probabilistica e la certezza purtroppo veramente raramente esiste. Raramente, e questo è fondamentale, è un passaggio fondamentale. Vi invitiamo a leggere il libro del dottor Daniele Cohen, lo trovate in libreria, edito da Mondadori, Margini di errore, perché i medici sbagliano. Dottor Cohen, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Ragazzi, invece, tornando sulla scuola al tempo dei social e di internet, no, prima parlavamo delle emoticon di un'iniziativa mm-hmm. di un istituto scolastico. Beh, insomma, ci sono anche però i furbastrelli. Sì. Due studenti liceali di Grosseto hanno hackerato il registro elettronico per cancellare le assenze. Esatto, bravi. Di solito fenomeni. Nei film americani poi quelli così vengono assunti, che ne so, dalla Apple oppure dall'FBI e hanno una carriera come consulenti informatici. Dei chissà, piccoli geni. Chissà in realtà se qui capiterà la stessa cosa oppure no. Va bene, dai, siamo quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme in Non Stop News con Stefano Mannucci, Enrico Galletti e Barbara Sala. Tanti argomenti e tanti ospiti, poi parleremo anche di sci. Torna a trovarci Sofia Goggia. Sì, questa sì, mi hai lasciato senza parole però con gli studenti che hackerano il registro elettronico. Io l'ho sempre odiato, addirittura in molte scuole segnalo che c'è l'SMS che parte quando uno non va a timbrare il badge giusto a scuola, parte l'SMS ai genitori. Ma ti pare giusto? Lo sport più amato dagli studenti, cioè bigiare, fare sega, quello che volete, viene meno e non va bene. Se non avessi più te, beh, al tempo del giovane Morandi si usavano espedienti più artigianali per giustificare le assenze da scuola. Questo era 1966, un musicarello, cioè un film musicale attorno a questa canzone con questo titolo, era stato concepito dal regista esperto Fizzarotti con Gianni Morandi ed era il secondo. Il primo era In ginocchio da te, che abbiamo ritrovato poi nella colonna sonora di Parasite, il film Oscar sudcoreano con il padre del regista che aveva una vasta collezione di 45 giri italiani. Caro Enrico. Le solite lezioni, sempre a fine ora, quando non si può replicare. Il finale rivelatore di Tiki Bom Bom nel racconto di Levante. Avremmo voluto tutti a Sanremo nella serata delle cover, accanto a Levante anche Barbara Sala, ma lei era qui a preparare l'almanacco. Sarei stata bravissima a cantare Alfonso, certo. Guarda, mi dispiace, no, ma non ti conosco. Uno dei primi pezzi, insomma, certo, più famosi di Levante. 8:10, sabato 15 febbraio, Non Stop News, Stefano Mannucci, Enrico Galletti e Barbara Sala. Almanacco di oggi, il calendario ricorda Santa Giorgina. Non dobbiamo fare gli auguri alla Giorgina, la Ronaldessa? No. Sì. Quella è Giorgina. È scritto diversamente, quindi non è lo tranquillo stesso santo. Buon compleanno a Matt Groening, sono 66 anni, è il papà dei Simpson, famosissimo fumettista. 23 anni per la cantante Alice Paba. Frase di oggi: lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi. Walt Whitman. Un sospiro dice tante cose. Noi siamo pronti invece a collegarci con Sofia Goggia, ci racconta come sempre lo sci, anche questa volta sentirete la sua voce perfetta grazie alla grande qualità del collegamento che avremo con lei fra poco. Con Veneta Cucine renderai più green la tua casa. Approfitta dell'eco contributo per scegliere i migliori elettrodomestici. La nuova promozione su venetacucine.com. Veneta Cucine vi invita all'ascolto di Sofia Goggia ci racconta lo sci. Siamo collegati con la campionessa Sofia Goggia. Sofia, buongiorno, ben ritrovata su RTL 102.5. Buongiorno a voi. Allora Sofia, parlaci subito, non possiamo evitare questo punto, del tuo infortunio dopo il Super G a Garmisch. Insomma, dai, sono cose che capitano, può capitare, può succedere. Assolutamente sì, succede. Sono stata anche quasi fortunata a essermi rotta solo in radio, ma per fortuna ci possiamo sempre sentire sulla radio, dai. Sì, no, scherzi a parte, ma peccato perché è stata una stagione molto altalenante, ma guardiamo già alla prossima, adesso un pochino di riposo e poi
ripartirò. E viva lo spirito, Sofia. Però quella del radio l'avevi preparata, confessa. No, mi è venuta adesso. Perché di solito dico sempre: mi sono rotta il braccio. Invece oggi ho detto: mi sono rotta il radio. Però sto facendo il programma sulla radio. Quindi su quella ci sono sempre. Il radio un po' meno. Dai, Sofia, tutto sommato, però vediamola così: ti è andata bene nella tua carriera? Ne hai viste di peggiori? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sai, finché è un osso del braccio, ci impieghi veramente 6 settimane per la calcificazione, non ti va a compromettere nulla a livello articolare. È un infortunio molto semplice, richiede solo del tempo. E visto che nulla capita mai per caso, io cercherò proprio in questo periodo di capire un po' e analizzare le origini di questo infortunio, e insieme a un'analisi approfondita di quella che è stata la mia stagione tirerò le somme e capirò dove magari c'è da limare qualcosa, dove c'è da impostare qualcosa in maniera diversa, e quindi si lavora sempre per migliorarsi, ecco, e anche questo giro ho l'opportunità di farlo. Fortunatamente c'è anche da dire che è stata una stagione un po' senza comunque eventi ridati, quindi adesso full focus su mondiali a Cortina e sulla prossima stagione, visto che questa è andata così. Siamo collegati con la campionessa Sofia Goggia. Sofia, 10 secondi e torniamo da te. Con Veneta Cucine renderai più green la tua casa. Approfitta dell'eco contributo per scegliere i migliori elettrodomestici. La nuova promozione su venetacucine.com. Riprendiamo il collegamento con Sofia Goggia. Stiamo parlando del tuo infortunio. A dire il vero non è il primo che ti capita, ne hai avuti altri e devo dire sei sempre uscita da queste situazioni con dei risultati alla fine pazzeschi. Questo significa in fondo che sai come si fa a livello tecnico, quindi sai recuperare, ma anche a livello mentale, cioè dentro l'anima. Quando si evolve, si cresce, non tutte le situazioni sono sempre simili, magari anche in difficoltà minori non si riesce magari ad avere la stessa volontà che ti ha permesso di scavalcare ostacoli che magari all'inizio apparivano insormontabili o viceversa. Quindi gli strumenti ce li ho tutti dentro e con l'aiuto delle persone giuste, con il mio massimo impegno e la mia massima dedizione, se li metterò in campo sarò ancora in grado di rimettermi in carreggiata a pieno. Ma Sofia, in certe cadute, no? Ci sono dei fattori tecnici oltre alla sfortuna? Guarda, mi fai una domanda a cui che mi sono posta anch'io, a cui però non ho ancora dato risposta. Chiaramente quest'anno non ho mai dato l'idea di avere una sciata così solida e così sicura. Facevo dei tratti molto forti alternati a dei tratti, a degli intermedi dove magari facevo degli errori veramente grossolani, e questo forse è dettato da una centralità che non sono mai riuscita a trovare. In ogni caso ne parlerò a fine stagione con i miei tecnici, chiaramente, certo. E nel caso in cui dovessero esserci delle lacune tecniche cercherò chiaramente di lavorarci sopra d'estate per poi ripartire col piede giusto la prossima stagione. Più forte di prima, brava Sofia, guardiamo avanti con fiducia, sei d'accordo? Sì, sempre avanti con fiducia, è l'unica cosa che possiamo veramente fare. Grandissima Sofia Goggia, vogliamo portare positività su RTL 102.5 e tu la porti sicuramente. Guardiamo avanti con fiducia. Grazie Sofia Goggia, ci sentiamo sabato. Buona giornata, ciao! Questo collegamento è stato presentato da Veneta Cucine. Con Veneta Cucine renderai più green la tua casa. Approfitta dell'eco contributo per scegliere i migliori elettrodomestici. La nuova promozione su venetacucine.com. Buon viaggio. Grazie. 8:18 qui a Non Stop News. Prima abbiamo parlato nella linea diretta, cari colleghi, di San Faustino, no? E beh, chi ha sbagliato il regalo a San Valentino festeggia due volte, perché stamattina è arrivata sicuramente la telefonata, la comunicazione. Non stiamo più insieme, perché poi quando toppi il dono di quel giorno lì, non mi ami, caro. Vero Barbara? Ma basta così poco però per lasciarsi, c'è il regalo qui sbagliato. Qui c'è un po' di confusione, qui c'è un po' di confusione. Tra poco bisogna parlare d'amore. Lo facciamo con un esperto, state lì. RTL 102.5 in diretta 24 ore su 24. In radiovisione.
Lui è Dotan, cantante e produttore olandese di origine israeliana, che in questa sua Numb cerca di colpire al cuore il tema dello stordimento che si ha quando in un mondo globalizzato non comunichiamo se non attraverso degli espedienti virtuali. E ci provano anche figure insospettabili, vero Barbara? Sì, le suore. L'abbiamo visto prima in rassegna stampa, è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, e velocemente abbiamo letto il titolo perché ha attirato la nostra curiosità. Luca e Matteo su WhatsApp non sono due amici, ma sono gli evangelisti. Il Vangelo si fa tecnologico. Siamo praticamente in un convento in provincia di Mantova, si chiama Curtatone, e questa iniziativa delle suore di clausura fa più notizia perché sono proprio suore di clausura, che quindi non hanno per definizione rapporti se non con una grata, insomma tutto questo sistema in cui sono estremamente protette e isolate. L'iniziativa delle scuole delle suore di clausura del monastero delle sorelle povere di Santa Chiara per raggiungere i fedeli. In buona sostanza tu devi mandare un SMS, cioè scusami, un WhatsApp ad un numero, e non è che vieni proprio inserito in una mailing list, perché sono abbastanza personali. C'è un invio personale ogni giorno di un versetto del Vangelo, una frase di buongiorno e poi un link per approfondire. Una sorta di almanacco, diciamo, altro che sexting. Dal Vangelo secondo Matteo, insomma, ogni giorno un passo del Vangelo diverso. E sono state anche intelligenti, perché non hanno fatto il gruppo, esatto, perché già c'è il calcetto, le mamme, le super mamme, esatto, la scuola, il bambino eccetera, e quindi nessuno avrebbe guardato il gruppo. Invece se fanno la mailing, cioè comunque la lista, e lo mandano singolarmente, forse può funzionare. Alla faccia della clausura comunque. Non si io poteva... voglio sapere, Enrico, come sei passato dalle suore al sexting, cioè solo questo. Invece di, è un uso sano, invece di scambiarsi foto, vabbè, eppure restano importantissime. Ma cosa dici? Ci si scambia le pagine. È impazzito. Impazzito completamente, è giovane. Lo sapete che è il mio preferito. Il preferito anche di Mara Maionchi. Ho visto proprio ieri uno speciale realizzato da Sky su Anastasio 1 in musica. La Maionchi che dice, la nostra Mara Maionchi, che dice: Anastasio, quando l'ho sentito, è un rimedio contro i malanni del tempo, i malanni dell'età. Insomma, ringiovaniamo tutti di almeno 20 anni. Rosso di rabbia dal palco dell'Ariston su RTL 102.5. Anastasio, il nostro new hit. È il momento di parlare di amore? Boh. Singletudine. Sì, no, bisogna fare chiarezza, perché qui tra San Valentino e San Faustino è un casino, ragazzi. Ci facciamo aiutare dallo psicologo Gerry Grassi, quello di Matrimonio a Prima Vista, per intenderci. Gerry, grazie per essere con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Ger, a tutti. Guarda, ti posso dire che io avrei partecipato a reality solo per venire a raccontare i miei problemi a te, sappilo. Va bene, ok. Senti Gerry, a proposito di problemi, no? Questo stai 2 giorni, quello in corso e ieri, terrificanti come ansia di prestazione psicologica, perché ieri dovevi confermare a tutti i costi l'amore per la partner. Oggi ti chiedi, perché sei single e ti senti un po' sfigato magari, come si sorpassa queste 48 ore cruciali? Beh, diciamo che sicuramente sono due giorni in cui dobbiamo fare i conti con questa dimensione, con la dimensione della coppia, della relazione. E ognuno di noi in qualche modo è dentro o fuori da una relazione, quindi in queste giornate abbiamo la possibilità di riflettere su questo, indipendentemente poi dal fatto che vogliamo festeggiare o meno la giornata della coppia, la giornata dei single. In qualche modo possiamo pensare all'importanza che ha per noi avere una relazione, quindi credo che forse la cosa più importante che arriva da queste due giornate sia questa: quanto è importante avere un rapporto, cosa ci lascia, cosa ci dà, e quanto siamo intenzionati a voler coltivare dei rapporti che poi abbiano una funzione reale nella nostra vita. Allora Gerry, adesso devi aiutarmi, mi vuoi bene? No, allora dimmelo subito, perché ho un compito, cioè dobbiamo proprio essere alleati adesso. Allora devi aiutarmi a spiegare a Barbara e Stefano, devo dire di più a Stefano, non me ne voglia, che sui social e non solo, anche su Tinder, su Instagram, sui social e non solo, cioè, possono nascere delle relazioni, ed è legale soprattutto. Beh sì, oggi è un modo come un altro per conoscere persone, a mio avviso, quindi anche quello che avviene sostanzialmente su Tinder, ad esempio, dove le persone vengono scelte facendo uno swipe col dito, in realtà non è poi così diverso da quello che avverrebbe in una realtà. Gerry, scusa, traduzione di swipe. Ti consiglio, per evitare che poi dicano che non si è capito niente. Quando facciamo il movimento col dito per scegliere
o negare, diciamo, l'assenso nei confronti di una persona che vediamo su un'applicazione, sostanzialmente è quello che poi avviene nella realtà, quando una persona entra in un locale, guarda e decide magari di approcciare magari un ragazzo con una ragazza, o solitamente dovrebbe essere questa la procedura, e questo avviene sostanzialmente sotto forma di scelta. Quindi l'applicazione semplifica, riduce ai minimi termini un processo che poi di fatto avviene comunque nella vita. Quindi anche se agli occhi di alcuni può sembrare un po' truce, un po' un po' spersonalizzante, però di fatto non è così lontano da quello che avviene nella realtà, mi avviso. Però Jerry, quindi... perdonami se ti interrompo, però poi dopo il pollice verso e il pollice su devi confermare quello che erano le premesse nella vita reale, eh. E infatti poi nella realtà non è così attendibile, diciamo, quindi in qualche modo anche la difficoltà di mantenere un rapporto, di creare una relazione profonda con le persone è comunque difficile, altrimenti oggi con tutti i mezzi che ci sono, con le applicazioni eccetera, sarebbero numericamente maggiori le coppie che funzionano, ma di fatto non è così, perché è esattamente come era prima, che poi le persone fanno un po' fatica a stare insieme, quindi questa illusione sostanzialmente ci porta a pensare che ci possa essere maggiore possibilità, se non altro numerica, ma poi di fatto non è così. È un modo come un altro, oggi viviamo in questa realtà, in qualche modo l'essere umano è adattabile, si adatta a quello che succede, quindi anche da questo punto di vista le persone si in qualche modo catapultano in queste realtà pensando che possano migliorare la possibilità di stare insieme, ma poi di fatto le statistiche dicono che non è così. Allora Jerry, abbiamo pochi secondi, affrontiamo un altro tema importante, magari qualcuno non sa cos'è il sexting, no? Se ne parla anche oggi sulle pagine dei giornali, in particolare con il caso francese del candidato sindaco. Che cos'è il sexting e soprattutto cosa ci dice il fatto che sempre più tardi nelle relazioni ci stacchiamo dal cellulare? Allora, sempre più tardi ci stacchiamo dal cellulare, in che senso? Cosa intendi esattamente? che adesso, insomma, anche attraverso il cellulare la relazione può, insomma, a nuove possibilità. Cioè tipo mesi e mesi di chattate e poi... Sì, non ci si parla solo per dire ci vediamo alle 6 al bar, sì. Ma si può fare altro. Altro. Beh sì, chiaramente il cellulare è diventato in qualche modo un'estensione della nostra vita, quindi un modo... probabilmente anche patologico di interagire con la realtà, e quindi anche in quel versante diventa una modalità che ci porta sostanzialmente a avere ancora una volta l'illusione di creare dei rapporti che poi di fatto non esistono, non ci sono. Vediamo tutte le varie i vari fatti che sono successi di persone che pensavano di avere relazioni con fantomatici personaggi che poi sostanzialmente non esistevano. È un po' il rischio del mestiere, ecco, mettiamola così, la declinazione dell'utilizzo dello strumento in questi termini porta come rischio anche questo, e quindi l'idea di creare delle realtà illusorie, inventate, che in qualche maniera per la persona possono essere reali e vissute come reali, perché poi di fatto se la persona ci crede e ci casca, mettiamola così, in qualche maniera diventa una realtà inventata che però produce degli effetti reali a tutti gli effetti, quindi e noi ci innamoriamo davvero, il sentimento è reale. Jerry Grassi, psicologo, grazie per questa chiacchierata interessantissima, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, ciao. 8:48, ancora poco più di 10 minuti di Non Stop News su RTL 102.5 con Barbara Sale, Enrico Galletti a Milano, Stefano Mannucci a Roma. È il momento di parlare di attualità con il direttore del quotidiano La Nazione, Agnese Pini. Buongiorno direttore. Voi. Buongiorno e grazie per essere con noi. Allora, partiamo dalla notizia che abbiamo dato in apertura anche nell'ultimo appuntamento pochi istanti fa con le notizie, rientro in Italia finalmente di Nicolò, questo 17enne che è rimasto bloccato per parecchio tempo e non riusciva a rientrare in Italia dalla Cina perché aveva la febbre, e adesso tutti i controlli di routine, sembrerebbe tuttavia che non ci sia il problema coronavirus. In ogni caso in Italia rimane la psicosi per questo e sta coinvolgendo tantissimi ambiti, le scuole, tutti quegli ambiti che hanno a che fare con il mondo cinese, le scuole, ma anche il commercio. Sì, assolutamente, l'allerta è molto alta. Ora, rispetto alla vicenda di Niccolò, devo dire che per fortuna
si va a chiudere un capitolo davvero angoscioso anche per l'età del ragazzo, insomma, pensarlo comunque bloccato in un paese ad altissima emergenza sanitaria, impossibilitato a tornare in Italia, era davvero quasi la storia di un incubo, insomma, per cui ci fa stare tutti meglio l'idea che sia finalmente tornato a casa e anche che probabilmente appunto sia in condizioni di salute buone, accettabili. E per quanto riguarda la psicosi, da un lato ci sono in corso una serie di misure di prevenzione che sono assolutamente necessarie, perché ormai i numeri del coronavirus ci dimostrano che l'aggressività paventata fin dall'inizio è più che fondata. Quindi in Italia si stanno mettendo appunto tutta una serie di misure più che necessarie, sia dal punto di vista sanitario sia all'interno delle scuole. Questo certo non deve portare poi a episodi che trascendono, come abbiamo visto in alcuni casi, in eccessiva psicosi. Ecco, il passaggio dalla paura giusta, doverosa e necessaria alla psicosi spesso è labilissimo, e questo passa poi anche a situazioni spiacevoli, per non dire episodi di razzismo che invece non vanno né tollerati né giustificati, ovviamente. Veniamo... sì, prego. No, dicevo, c'è anche un altro dato, secondo me, che va tenuto in considerazione da questo punto di vista, che è quello economico, cioè le ricadute economiche di queste necessarie e doverose misure preventive sono e saranno sempre di più, in ogni caso, pesanti. Io parlo da una cittadina turistica che è Firenze, che fonda moltissimo della sua economia anche sul turismo, anche e soprattutto negli ultimi anni dal turismo che viene dall'Oriente. Questo blocco sostanziale del passaggio degli uomini non solo dall'Oriente, ma la psicosi appunto del virus fa lasciare tutti in casa, no? Anche i turisti occidentali, sta avendo delle ripercussioni che poi si faranno sentire i loro effetti anche nei mesi a venire. Certo, non c'è dubbio. Veniamo allo scenario politico italiano dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri del pacchetto giustizia, diciamo, che ora finirà, verrà mandato in Parlamento. Tengono banco queste schermaglie, queste liti continue tra Conte e Renzi. Maggioranza alla prova, perché martedì ci sarà il voto in Senato sulle intercettazioni. Insomma, la maggioranza va avanti a braccio di ferro. Com'è la situazione secondo lei? È davvero una guerra di logoramento che ormai in realtà si consuma dall'inizio di questa maggioranza giallorossa, perché poi i temi di scontro sul tavolo sono stati di volta in volta moltissimi e la prescrizione è solo, diciamo, l'ultimo casus belli, ma lo scontro che ormai si è delineato in maniera chiara fra Renzi, Italia Viva e Conte, il PD, è sempre più forte, ma mai decisivo. Siamo sempre a un pre-ultimatum, nessuno ha mai il coraggio di lanciare l'ultimatum vero e proprio. Siamo sempre, c'è una pre-crisi di governo. La crisi vera e propria al momento non conviene a nessuno, nemmeno a Italia Viva, che alla fine la minaccia sempre, ma poi non sferra il colpo decisivo, perché tornare alle urne sarebbe estremamente pericoloso per tutte le forze in campo. In questa situazione di continuo ribollire, e che poi provoca dei danni veri invece al paese e alle riforme giuste e necessarie che dovrebbero essere prese, ci sono altre forze che invece stanno più a guardare. Tra queste ci sono i 5 Stelle, che in questa fase sono meno protagonisti, quantomeno dello scontro, certo. Anche perché sono rimasti orfani del loro capo politico, che si è rimesso 2 giorni prima dalle elezioni in Emilia-Romagna, Di Maio, e adesso devono trovare prima di tutto un ricompattamento interno, un leader. Certo, e i 5 Stelle, direttore, oggi saranno alle prese con una manifestazione al ritorno alle origini anticasta. Grazie direttore Agnese Pini, direttore grazie del quotidiano La Nazione. Buona giornata. Arrivederci, buongiorno. Signore e signori, questione di feeling, alla fine non poteva che essere eccellente l'impasto delle due voci di Riccardo Cocciante e Mina, così come è perfetto l'amalgama dei miei due colleghi a Milano, Barbara Sala ed Enrico Galletti. Oh, anche San Faustino ce lo siamo, come dire, levato. Anche quest'anno è andata. Dai, siamo ai saluti, finisce il Non-Stop News, arriva chi c'è, chi non c'è, non parla. Stefano Mannucci, ciao, grazie. Anche da parte di Andy Ceccarelli, regia, grazie. A Milano, grazie a Ricchi Aristarco e Pio Ingenio, grazie a Barbara Sala. Grazie. Grazie Enrico Galletti, se fate i bravi, torniamo domani puntuali alle 6. Ciao!
Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.